chiedo, cos'è per te il caviale? Cosa rappresenta? Non so. Poi? Cioè, è proprio un cibo dei dei, no? È prezioso, è di una qualità ottima, ma nel stesso momento anche è semplice. È facile lavorarlo in cucina, è difficile? Difficilissimo. Ecco. Difficilissimo. Perché è difficilissimo? Perché il caviale non è da lavorare. E quindi tutti quei prodotti che noi pensiamo che sono talmente semplici sono talmente difficili per un poco. Sono talmente difficili perché alla fine delle finite, nel stesso momento, la loro semplicità sono anche molto complessi, molto pericolosi usare. Quindi anche stesso abbinamento è tutto, bisogna saper fare. E ti piace sperimentare col caviale? È fonte di sperimentazione? Avere la possibilità sempre, certo, per un cuoco è la cosa più bella, è quando un cuoco ha la possibilità di sperimentare, di provare. Certo. Quindi anche con qualsiasi prodotto, ma con caviale soprattutto. Ho visto che tu l'hai abbinato con tante cose, con il risotto, l'hai abbinato con l'ostrica, è proprio una tua scelta stilistica. È la scelta che abbiamo fatto insieme a Simone, insieme a Simone Maiolini, che abbiamo parlato proprio come abbinare già il discorso dei vini e come abbinare anche il discorso del cibo. Quindi vuol dire che il caviale è uno stupore, non è una certezza, è comunque bravissimo, una materia molto complessa. Bravissimo, perché la certezza non ce n'è. Non c'è certezza in nessun senso, quindi questo. A maggior ragione dici con il caviale, che è la sua delicatezza e la sua particolarità. Bravissimo, bravissimo. È un cibo che tu usi spesso, ti piace utilizzarlo? Mi piace utilizzare, grazie anche alla fortuna, no? Di avere della clientela e avere delle conoscenze dove poterlo cucinare e per chi poterlo cucinare. Chiaro. Quindi anche questo per un poco è un vantaggio.